Eccoci con Simone Salvemini che ha scritto e diretto Il giorno che verrà. Evidenziata, Simone, è una città che soffre, ma una città che si vuole rialzare attraverso quattro storie di quattro protagonisti, e quindi queste storie hanno un significato enorme. Sì, sono storie comuni di cittadini che a un certo punto hanno deciso di interessarsi dell'ambiente e di provare a partecipare attivamente alla vita della comunità. Ecco, tu hai avuto dei collaboratori che sin dall'inizio praticamente ci hanno messo passione, ci hanno messo impegno, dedizione. Come uomo, tu che cosa hai provato nello scrivere soprattutto e nel realizzare quello che poi è un sogno? Ma come hai, come dire, incassato la realtà, una brutta realtà, dentro un film documentario? Beh, è una bella domanda, nel senso che purtroppo l'argomento è molto serio e molto drammatico, però proprio per indole, per carattere, ho bisogno di trovare l'aspetto positivo in ogni cosa della vita, perché sennò sarebbe un dramma veramente. E io ho provato a cercare, e l'ho trovato, un aspetto positivo, e c'è questa speranza di vedere una vita differente. Perché la comunità per prima ha reagito a una situazione, sta reagendo, e questo film lo testimonia. Tra gli attori abbiamo Daniela Niccoli, abbiamo Pierpaolo Petrosillo, abbiamo Paola Petrosillo e Gianni De Gianni delle Gemme. Ecco, che cosa ti hanno dato? Persone che tu poi conosci da anni, ma che soprattutto in questo frangente, che cosa ti hanno dato? Ma ogni volta, cioè, per me è stata comunque una crescita umana, perché sono persone che appartengono appunto a tutto lo stesso gruppo, il gruppo dei Non al Carbone, e che mi hanno dato, ognuno mi hanno fatto crescere umanamente, l'intera esperienza mi ha ulteriormente fatto crescere, quindi per me innanzitutto sono le cose che faccio sono delle esperienze umane che mi aiutano a capire meglio dove mi trovo e mi fanno vivere meglio. Ecco, ultima domanda, il giorno che verrà per un territorio che è devastato da queste situazioni ambientali e di salute, con morti di tumore ma tante altre problematiche, ma quando verrà questo giorno? Quando verrà spetta a noi rispondere, ognuno di noi, ognuno, me, te, tutti quanti quelli che vivono in questo territorio hanno il dovere di impegnarsi perché quel giorno arrivi, e io sono convinto che arriverà.